Tre errori da non fare nella progettazione BIM per un progetto di successo. Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adara Architettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare più veloce ed efficace. Oggi parliamo di BIM o Building Information Modeling e di alcuni aspetti fondamentali per evitare errori e lavorare al meglio in questo settore. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché ti presento i tre errori più comuni da evitare e i miei tre consigli utili per rendere i tuoi progetti BIM efficienti e di successo. Ma prima di iniziare, non perdere le offerte di Black Friday. Infatti, dal 25 al 29 novembre, tutti i corsi sul nostro catalogo, più degli esclusivi pacchetti, saranno in offerta esclusiva ad un prezzo super vantaggioso. Ma se già sai che ti vuoi formare e desideri anche uno sconto extra, puoi accedere in anteprima al nostro volantino. Qui sotto trovi un link. Cliccalo e compila il form con i tuoi dati, perché via email ti invieremo in anteprima il volantino. E se ci contatti e ci comunichi la tua preferenza, quale corso preferisci, potremo riservarti anche uno sconto extra rispetto a quello specificato sul volantino, solo se lo acquisti ovviamente immediatamente, quindi se non aspetti il 25 di novembre. Ma torniamo al BIM, quindi all'argomento di questo video. Vediamo qual è il primo errore da non fare: la mancanza di pianificazione dei dati. Uno degli errori più comuni, infatti, è non avere una strategia per la gestione dei dati fin dall'inizio. Nel BIM la quantità di dati da gestire è molto elevata e senza una corretta organizzazione si rischia di perdere informazioni cruciali. Meglio quindi pianificare fin da subito la struttura dei dati, stabilendo degli standard e delle linee guida da seguire. Questo aiuterà l'intero team a lavorare in modo più fluido e senza confusione. Il secondo errore da non fare è non considerare la compatibilità tra i vari software. Molti team, infatti, usano software BIM diversi tra di loro e se prima non ne verificano la compatibilità, ci si può trovare con dei file che non si parlano a vicenda. Questo quindi ovviamente rallenta il progetto e può portare a gravi errori di progettazione. Assicurati quindi che i software utilizzati siano compatibili tra di loro e, se necessario, investi in strumenti di conversione o standard comuni, come il formato IFC, in modo da garantire una comunicazione il più fluida possibile. Il terzo errore da non fare è ignorare l'aggiornamento delle competenze tuo e del team. La tecnologia BIM, infatti, evolve rapidamente e ignorare l'aggiornamento di queste competenze porta a usare solo una parte delle funzionalità disponibili o peggio a commettere degli errori tecnici. Partecipa quindi a dei corsi di formazione, così da essere sempre aggiornato e a sfruttare al meglio le competenze e la potenzialità della tecnologia BIM. Il primo consiglio quindi che ti voglio dare quando lavori attraverso la metodologia BIM è definire un LOD chiaro e condiviso. Il LOD, ovvero Level of Development, indica il livello di dettaglio e di informazioni che sono contenuti in un modello BIM. Definirlo all'inizio evita dei malintesi tra i diversi professionisti e aiuta a stabilire aspettative chiare. Specifica chiaramente il LOD per ogni fase del progetto e assicurati che sia condiviso e compreso da tutto il team. Consiglio numero 2. Collaborazione continua con il CDE, ovvero Common Data Environment. Il CDE, quindi o ambiente di condivisione dati comune, è uno spazio di lavoro digitale dove tutte le informazioni del progetto sono concentrate e accessibili ai membri del team. Utilizza il CDE come punto di riferimento unico per archiviare, aggiornare e condividere le informazioni del progetto. Questo facilita la collaborazione e riduce il rischio di errori di comunicazione. Consiglio numero 3. Integra la gestione del ciclo di vita, ovvero utilizza il BIM 7D. La progettazione BIM non si limita alla fase di costruzione, ma copre l'intero ciclo di vita dell'edificio, incluso il suo mantenimento. Pensare quindi al BIM 7D, quindi già dalla sua fase di progettazione, aiuta a creare edifici sostenibili e soprattutto gestibili nel tempo.
Considera la gestione e la manutenzione dell'edificio fin dalle prime fasi del progetto e inserisci nei modelli BIM anche informazioni per il facility management e per la manutenzione. Abbiamo detto quindi che il BIM è un metodo e che si può lavorare con vari software BIM. Quali software BIM quindi è meglio scegliere? Beh, Revit è considerato uno dei migliori software BIM per la sua versatilità, affidabilità e capacità di gestire ogni fase della progettazione, dalla modellazione architettonica fino a quella strutturale e impiantistica. Grazie alla sua ampia gamma di strumenti e alla facilità di integrazione, Revit permette ai professionisti di collaborare in tempo reale, riducendo il rischio di errori e facilitando il coordinamento fra team di diverse discipline. Il suo punto di forza è che Revit è supportato da una vasta community e continua ad aggiornarsi per rispondere alle diverse esigenze del settore. La compatibilità, inoltre, con formati aperti come l'IFC garantisce inoltre che i modelli possano essere condivisi anche con altri software, migliorando la collaborazione in team multidisciplinari. Questi erano gli errori da evitare e i miei consigli utili per un progetto BIM di successo. Ovviamente avremo ancora molto altro da dirci. Per saperne di più, iscriviti al mio corso gratuito sul Revit e sul BIM, cliccando sul link che trovi sotto a questo video e compilando il form con i tuoi dati. Se già sapevi come funziona la progettazione BIM o oggi hai fatto una piacevole scoperta, lasciami scritto BIM sotto a questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo. Ciao!